Ok ragazzi, siamo tornati per la seconda parte del mio test di medicina del 2018 che sto riprovando a fare. Siamo arrivati qui nella domanda 31, ovvero alla dodicesima domanda di biologia, se non sbaglio, la tredicesima. E per ora sono messo con 18 risposte esatte, non so quante non date, tipo 6-7 non date e 4-5 sbagliate. Fatemi sapere sempre con un commento, un mi piace. Se apprezzate questa serie, casomai potrò fare anche quello del 2019 o quello di altri anni, fatemi sapere se vi può interessare. E adesso continuiamo perché sono curioso di vedere quanti punti farò. Allora, quale tra le seguenti affermazioni relative al processo di maturazione del trascritto primario è corretta? Maturazione del trascritto primario, per cui allora, il protozoo espresso insieme a tutti i residui di organismo. No. Gli introni vengono uniti fra loro dallo spliceosoma? Sì. Gli introni, no, gli esoni. Viene aggiunta una coda di poli A in posizione 5'. Dovrebbe essere giusta. Alcuni esoni possono essere esclusi dall'mRNA maturo. Sì. Sì, dai, il K al 5'. Se non sbaglio. Quindi dovrebbe essere questa quella giusta. Gli esoni vengono ripiegati a forma di cappio prima di essere eliminati. No, gli introni. Quindi alcuni esoni possono essere esclusi dal mRNA maturo? Sì, dovrebbe essere questo lo splicing alternativo. Bene. Molto bene. La membrana plasmatica che delimita le cellule eucariotiche è definita asimmetrica. Sì. Allora, le proteine intrinseche si affacciano solo sulla superficie intracellulare. Proteine intrinseche cosa intendono? Le due superfici di membrana intracellulare e extracellulare hanno caratteristiche e proprietà differenti. Sì. La superficie extracellulare è idrofila, mentre quella intracellulare è idrofobica. No? Le proteine estrinseche sono presenti solo nella superficie extracellulare. Ma io non ho capito cosa sono queste proteine intrinseche e estrinseche. Io non ho mai letto questa roba neanche nell'esame di biologia del primo anno, quindi. I fosfolipidi sono rivolti verso la superficie extracellulare? No, dai. Quindi ho questa. Cioè, questa sicuramente è vera. Però non so se intendono questo loro. Sì, intendono questo, dai, era facile allora. Quale delle seguenti affermazioni relative alle mutazioni del genoma mitocondriale è corretta? Mutazioni del genoma mitocondriale. Comunque sono specifiche queste domande, eh? Possono causare malattie dovute a difetti nella fosforilazione ossidativa? Sì. La fosforilazione ossidativa si svolge nel mitocondrio, quindi. L'uomo non sono mai caso di malattie, no. Vengono trasmesse da un padre affetto a tutti i figli? No. Vengono trasmesse solamente dalla madre perché il genoma mitocondriale è trasmesso da madre a figli. A figlie femmine no, quindi a tutti quanti indistintamente. Si verificano solo nei geni strutturali, ma non nei geni che codificano per tRNA e RNA. Giusto, dai, questa era facile. Gli enzimi di restrizione sono enzimi che tagliano il DNA in sequenze specifiche. Sequenze palindromiche sono presenti nel retrovirus? No. Determina la formazione di proteine più corte del normale? No. Sono coinvolte nella duplicazione del DNA? No. Sono necessarie per l'immigrazione elettroforetica del DNA? No. Riconosco sequenze palindromiche? Sì, si riconoscono sequenze palindromiche di DNA che vanno appunto a tagliare. Se è sbagliata faccio una figura di cacca. No, è giusto, dai. Bene. Cos'è la melatonina? La melatonina è un enzima prodotta dall'epifisi che serve per regolare il ritmo circadiano, quindi di sonno-veglia, prodotta dall'epifisi che si trova alla base dello spleno del corpo calloso. È formata da cellule che sono i pinealociti, perché è chiamata anche ghiandola pineale. E vediamo un po'. Ormai è prodotto dall'epifisi, eccolo qua. Non leggo neanche le altre. Vai. Gluconeogenesi. La gluconeogenesi è la produzione di glucosio a partire da non da polisaccaridi, quindi ad esempio da proteine o acidi grassi. Solitamente dovrebbe essere a partire da proteine attraverso ad esempio la via dei corti chetonici. Gluconeogenesi
adattato no, si esegue il glucosio, si esegue il glucosio, si esegue il glucosio, processo che dal piruvato porta alla formazione di glucosio. Dovrebbe essere questa. La biosintesi di glicosio è un'opera della glicogenosintetasi. No, questa è la glicogenosintesi. Demolizione di glucosio, no. Ossidazione del glucosio, no. Conversione del piruvato in lattato, no, dai, è questa qua. Gluconeogenesi. Perfetto. Le sto facendo tutte giuste di biologia o sbaglio? Aspetta una sola, se mi pare di sì. Nell'arto superiore dell'uomo, l'epifisi distale dell'omero, l'epifisi distale, quindi è quella più lontana dal tronco, quindi l'epifisi distale dell'omero sarà qui, circa qua, sotto, qua sopra, insomma. Si articola con la clavicola e la scapola, no? Con l'epifisi distale radio-ulna prossimale, con l'articolo. Eccola qua, con l'epifisi prossimale radio-ulna, che è appunto questa parte qua. Quindi radio è questo. Ulna è quella più mediale invece, e quindi epifisi prossimali radio e ulna. Via. La maggior parte del tessuto osseo compatto è organizzato in osteoni, formati da lamelle concentriche che circondano un canale centrale. Gli osteociti si trovano. Ricordarsi qua la istologia. Lamelle concentriche, sì. Gli osteociti si trovano. Osteociti sono. Non mi ricordo assolutamente nulla degli osteociti. C'erano sicuramente del tessuto osseo, ma cosa fanno? Questa devo buttarla a caso perché proprio di istologia ho rimosso questa parte. Vediamo un po'. Nella parete di vasi dell'osteone. No. All'esterno del canale centrale. Secondo me nelle lacune tra lamelle. Così, mi sembra di ricordare. Infatti è giusta. Queste cose qua le dovete ricordare un po' così un po' a caso, perché ragionamento zero ovviamente. Nell'uomo le arterie coronarie di destra e sinistra provvedono alla vascolarizzazione di. Del cuore ovviamente. La trachea, nell'apparato respiratorio dell'uomo. Questa è anatomia, quindi lunghezza di 5 cm no, è lunga circa 12 cm, contiene le corde vocali no, sono contenute nella laringe, è posta anteriormente all'esofago sì, rivestita dalla pleura no, quella del polmone, è posta anteriormente alla tiroide no, è posta posteriormente alla tiroide. Bene. Forze intermolecolari di van der Waals agiscono solamente, ecco questa l'ho sbagliata e la sbaglierò anche adesso. Se altri tipi di forze sono meno favorevoli, potrebbe essere fra molecole polari allo stato solido. Non mi ricordo neanche cosa sono le forze di van der Waals. Fra atomi sufficientemente vicini. Mettiamo la prima, ma non so, non mi ricordo bene cosa siano. No, fra atomi sufficientemente vicini. Quale dei seguenti composti si dissocia liberando 3 ioni per ogni formula? Per ogni unità di formula. Raga, chimica, ho rimosso tutto, non mi ricordo più niente di chimica. 3 ioni. Allora, qua sono due. Qua sono due. Dovrebbe essere questa, forse. Non so, non mi ricordo mica tanto bene sta cosa. Probabilmente la sbaglierò. No, ok, dai, era facile questo. Quale delle seguenti molecole non è lineare secondo la teoria Vesper? Teoria Vesper, ragazzi. Secondo la teoria. Non mi ricordo come si pronuncia sta cosa, VSEPR. Comunque, lineare. La CO2 dovrebbe esserci il carbonio al centro e gli ossigeni di lato. HCN stessa cosa, SO2 mi pare che sia piramidale, tipo. C2H2 dovrebbe essere CC, idrogeno, idrogeno a lato. No, forse era HCN che è piramidale. No, dai, SO2. Sono quasi sicuro che sia SO2.
Infatti, è uno sbaglio di tipo piramidale, una cosa del genere. Cominciamo con le formule adesso. Se si aggiungono i 500 ml di una soluzione H2SO4 0,05 molare a 500 ml di una soluzione di NaOH 0,08 molare, il pH misurato a 25 gradi centigradi sarà. Allora, adesso bisogna ricordarsi un po' di stechiometria e cose del genere. Vi giuro che non ho ripassato niente, quindi non mi ricordo assolutamente nulla. Allora, H2SO4, quindi si liberano 2 moli di idrogeno per 0,05 molare, ok? Per 500 ml, quindi alla fine sarà 1 per 0,05. Quindi 0,05 alla fine risulterà. E invece NaOH sono sempre un ione solo perché è un solo H per 0,08. Il pH sarà basico perché sono entrambi basi acidi forti, H2SO4 e NaOH, però c'è un 0,08 di NaOH e 0,05 di H2SO4, quindi sicuramente 2 no, 3, 50 neanche, 7 no, o 10,3 o 12. Qua mi sa che sono andato un po' a intuito anche l'altra volta, penso sia 10,3. No, 12 è troppo basico, dai, sarà 10,3. No, era 12. 2. Non ho idea, allora ho fatto una cappella assurda, raga. Come fa a essere acido? Ah, perché è 500 ml anche di questo, quindi alla fine viene fuori 0,4. Vabbè, raga, devo ripassare chimica perché non mi ricordo niente. Allora, vediamo un po' quali sono i valori da attribuire ai coefficienti ABC per bilanciare correttamente la seguente reazione chimica. Potrei anche farla, ma non ho voglia, quindi la faccio così velocemente. Allora, la A. Ok, deve essere lo stesso numero della C. Perché la faccio qua perché sennò divento pazzo. Allora, ok, quindi il Cl deve essere per forza così. E 5. È la B. È la B per forza. L'unica molecola che c'è sia da una parte che dall'altra, però abbiamo un numero sicuro da sta parte, è l'idrogeno. Quindi essendoci 6 atomi di idrogeno, devono essercene 6 anche qua. Quindi per forza A sarà 6. Poi bilanciamo anche l'ossigeno, in questo caso ce ne saranno 6 da questa parte. E 3 sicuramente da questa parte, quindi qua ce ne va solo uno, quindi sarà 6, 1 e l'ultima 5 per forza, quindi dovrebbe essere questa la seconda alternativa. Infatti è giusta. Composti con formula CN2N sono idrocarburi di tipo alcheni o cicloalcani. Sì. Bene. I costituenti del fosfato di calcio hanno le seguenti masse. Si può affermare che 0,125 mol di tale composto. Oh signore, questa me la ricordo, sono stato tipo 20 minuti perché non mi ricordavo più cosa voleva dire sta roba. Allora, facciamo la massa intanto. No, non era questa, mi sa che è quella dopo. Allora, massa, quindi abbiamo Ca che fa 120 più PO4 sarà 31 più 16 per 4 che fa 64 più 31 fa 95 per 2, quindi 120 più 190 fa 310, quindi 310 grammi su mole. Quindi 0,125 sarebbe un ottavo, quindi 310 diviso 8 fa
poco. Fa tipo 155 diviso 2, 72 punto 77.5. Diviso 2 ancora fa 38, 39, 38.75. Quindi la massa è 38.75. Dissociandosi completamente devono andare 25 moli di cationi. I cationi saranno il CO3, dissociandosi, ne libereranno. No. Contengono una massa di calcio superiore a quella dell'ossigeno. 120. L'ossigeno abbiamo detto che è 16 per 4, 64. 128. No. La massa tendono, sbagliato. Contendono di molecole. Contendono una mole di atomi di ossigeno. Sì, perché 0.125 per 8, e che sono gli atomi di ossigeno, fa una mole esatta, quindi questa è giusta, in teoria. Se è sbagliata, non so cosa fare. Ok, è giusto, dai. Non era facile questa comunque, eh? Quale dei seguenti rappresenta una possibile terna di numeri quantici? Numeri quantici, raga, se no ve li ho fatti 2 anni fa. Allora, n uguale a cos'è sta cosa? Come l'hanno scritta sta roba? L uguale a 1, m uguale a meno 1, n uguale a 0. Non mi ricordo più niente di sta cosa. Quindi questa potrebbe essere m, può essere negativo m. Che figure che sto facendo. Ma raga, non mi ricordo più. Comunque, n uguale a 4 e l'm2 no, perché mi sembra che sia sempre 1 in meno, tipo l rispetto a n, 1 in più, 1 in meno. Potrebbe essere questa allora. No, mi sa che è questa, perché m non può mai essere negativo. Dai, dovrebbe essere questa. Sì, no, era questa. E non mi ricordo più come si fanno queste cose, quindi direi di andare avanti e addio. Affinché un composto sia aromatico, è necessario che i suoi legami siano sp3. No, questa qua contenga elettroni pi greco delocalizzati, è la regola. Bene. Siamo già a 34 risposte esatte, raga, mi sto stupendo. Se non sbaglio ne ho fatte 42 di giuste al test. Vediamo se ne faccio di più. Qual è la concentrazione di ioni argento in una soluzione satura di AgCl, sapendo che il prodotto di solubilità è 2 per 10 alla meno 10 mol su litro cubo quadrato? Allora, prodotto di solubilità. Bene, stiamo appurando il fatto che di chimica ho rimosso tutto. Molto bene. Allora, la concentrazione. Allora, 2 per 10 alla meno 10 dovrebbe essere il prodotto tra questo e quest'altro. Quindi, dovrebbero essere entrambi tipo 2 per 10 alla meno 1, cioè alla meno 5. Non mi ricordo assolutamente. Potrebbe essere questa. La tiro a caso questa. No. 1,4 per 10 alla meno 5. Se qualcuno sa la soluzione, la scrive sempre nei commenti, perché io non mi ricordo come si fanno queste cose, quindi pazienza. Sistema tampone acido carbonico bicarbonato contribuisce a mantenere costante il pH del sangue. Cioè, sapendo che l'iperventilazione può modificare il pH del sangue, per quale motivo essa provoca alcalinizzazione
calosi, quindi un aumento del ione bicarbonato. Libera eliminazione produce acido lattico? No. O2 è una molecola basica? No. Eliminando più CO2 gli equilibri si spostano verso destra? No. Si spostano verso sinistra. Eliminando più CO2 gli equilibri si spostano verso sinistra. Sì. Però non è giusta in questo caso. L'iperventilazione causa un aumento dell'O2 disciolto nel sangue. Aumento dell'ossigeno disciolto nel sangue. No, dovrebbe essere questa comunque, dai. Sì, dai, vabbè, era facile, bastava rimuovere sta parte, quindi si sposta verso sinistra e per forza giusta. Ok. Secondo la legge di Proust, la legge di Proust chi è che se la ricorda? Se volete vi parlo della prostata, ma no, la legge di Proust. Il rapporto tra massa e gli elementi che lo compongono è costante e definito. Gli elementi che compongono sono sempre gli stessi, ma può cambiare il loro rapporto di combinazione. Ma di chi? Di un composto chimico? No. Tra le masse degli elementi che lo compongono è sempre un numero piccolo e intero? No. Il numero di atomi degli elementi che lo compongono è pari al numero di atomi presenti in 12 grammi? No. Il rapporto tra le masse degli elementi che lo compongono è sempre uguale al rapporto tra il numero dei loro atomi? Tra il numero dei loro atomi? No, dovrebbe essere questa, dai. Sì. Una mole di gas perfetto, inizialmente nello stato PVT, con T misurato in gradi Kelvin, viene riportata nello stato mezzo P2V. Quale nuova temperatura dovrebbe essere uguale? Perché se dimezzi la pressione e raddoppi il volume, dovrebbe essere identica in teoria. Sì. Com'è che era l'equazione di gas perfetti? Non lo so, comunque dovrebbe essere uguale. Vai, bene. E siamo a 37 risposte esatte. Un oggetto si muove con energia cinetica e su un piano orizzontale o fisica. Poi sale su un piano inclinato liscio. Quando sul piano inclinato la velocità dell'oggetto è metà di quella che possedeva sul piano orizzontale, qual è l'energia potenziale dell'oggetto? Metà. Cioè, no. Oddio. Quando sul piano inclinato la velocità dell'oggetto è metà di quella che possedeva sul piano orizzontale, qual è l'energia potenziale? Se è a metà del piano inclinato sarà anche a metà dell'energia potenziale. Quindi sarà tipo un mezzo E. Sai che sta domanda è trabocchetto. Vediamo. Infatti è 3 quarti E. Ok. Allora, via A e via B, valori del potenziale elettrico in due punti A e B distanti rispettivamente 4R e 8R dal centro di una sfera, conduttrice di raggio R, carica positivamente. Quale delle seguenti relazioni è esatta? Ok. Bisogna fare la formula della superficie della sfera, no? O sbaglio? Potenziale elettrico. Quindi qual era? Alla seconda, bisogna moltiplicare il raggio sicuramente la seconda, quindi sarà 16, 8 alla seconda invece fa 64, quindi sarà un quarto. A sarà 4 volte B. Sicuramente sarà sbagliata sta cosa. Infatti è contrario. No, 2VB. Boh, non mi ricordo più niente di fisica, raga. Ormai avete capito che ste robe le ho rimosse tutte. Una vasca ha la forma di un cubo di lato 100 cm ed è parzialmente riempita di acqua. Sull'acqua galleggia un grosso pezzo di ghiaccio di 50 kg. Questo voglio farlo fatto bene.
Lasciandolo sciogliere tutto il ghiaccio e trascurando l'effetto dell'evaporazione, come varia il livello dell'acqua nella vasca? In teoria rimane invariato. In teoria. Se non mi ricordo male. Infatti, vedi. Lo sapevo io. Ok, matematica. La media aritmetica di un insieme di 4 numeri ABCD è 25. Se eliminiamo i numeri A e C, 30 e 40, quanto vale la media aritmetica dei numeri rimasti? Quindi 5 per 4 fa 100, se elimino 70 mi resta 30, quindi la media degli altri due sarà 15, se non sbaglio. 30 diviso 2 fa 15, quindi... No, beh, se faccio 42 risposte esatte anche stavolta, cioè è proprio una... è destino. Un triangolo rettangolo ha i catetti che misurano 10 e 24 metri. Qual è la misura della mediana relativa all'ipotenusa? Basta fare l'area, giusto? 10 per 24, 2, 40, 10, 2, 120. No, sì, ciao, il teorema di Pitagora, dai. No, della mediana, non dell'ipotenusa. Quindi se abbiamo due cateti così, di 10 e 24. Com'è che si faceva sta cosa? Vabbè, sarà un po' di più della metà del cateto maggiore. Il cateto maggiore è 24. Sappiamo il teorema di Pitagora, giusto per averlo un attimo sotto mano. Quindi 100 più 24 alla seconda fa 4,96. Mi pare 4,96, una cosa del genere. Mettiamo 500, fa 600. 600 sotto radice, tipo 27. No, 27 no. No, aspetta, 24 alla seconda fa di più. Sarà tipo 30 centimetri, 28 centimetri la diagonale dell'ipotenusa. Quindi la mediana relativa all'ipotenusa sarà, insomma, tipo 13-14, una cosa del genere, deve essere 13. Ok, vedi, andare a caso certe volte fa sempre bene. Ok, quanti sono i numeri reali che soddisfano l'equazione seguente? X alla quarta più x alla seconda, qua basta partire dalle alternative. Quindi 2 alla quarta fa 16, più 4 fa... Ah no, lui ti chiede quanti sono i numeri reali che la soddisfano, non quali di questi. Quindi... Deve fare 0, proviamo con 1, 1 più 1 fa 2, meno 2 fa 0, quindi sicuramente 1 c'è. 2, 2 la, no, quindi è 1 solo, è 1 e basta. Perché 1 alla quarta fa 1, 1 alla seconda fa sempre 1, quindi 1 più 1, 2, meno 2, 0. Numeri reali, quindi... No, 2. Meno 1 è un numero reale. Probabile. Ok. Vediamo questa. Se A uguale al logaritmo naturale di 4, B, sì, logaritmi, raga. Cosa sono i logaritmi? Qual è il valore dell'espressione seguente? A meno C fratto B. Quindi logaritmo naturale di 4 meno logaritmo di 8. No, questo non me lo ricordo. Non voglio neanche sparare a caso. Però mi ricordo che l'ho fatta giusta. Adesso non mi ricordo più cosa sono questi logaritmi qua. Però la sparo un po' così, vediamo. No, facciamo non rispondere, anzi. Mi accontento di 40 risposte esatte, che sono comunque 60 punti, eh. Un quarto era. Bene. Adesso siamo alle statistiche finali, raga, vediamo un po' com'è andata. Mi ricordo che al test ho fatto 52,1, quindi secondo me ha fatto un po' di meno.
hanno sbagliato veramente tante. Vabbè, ci ha fatto 52,1 anche stavolta, è tipo assurda sta cosa. Vi giuro che non è preparata. Ma fatemi sapere con un commento quanto avete fatto voi, se l'avete fatto insieme a me. E vediamo. 54,4, ho fatto di più del test, cioè sarei passato subito, sarei tipo tra i primi 1000. Però non me l'aspettavo, sinceramente pensavo di fare meno. 54,4, signori. Bene. Com'è andata a voi, raga? Fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere se questo video vi piace, se volete che ne porti altri con altri test, magari. Avete visto che soprattutto in matematica e fisica non mi ricordo più nulla. E purtroppo è così. E basta, per il resto ci vediamo nel prossimo video.